Salve a tutti! A distanza di un mese dall'uscita nelle sale italiane di It Capitolo 2, ho deciso di recuperare entrambi i capitoli di questo dittico di film e recensirveli, e allora parto con It, film del 2017 diretto da Andy Muschietti o Andrés Muschietti, argentino, e scritto da Chase Palmer, Gary Doberman e Cary Fukunaga, a partire ovviamente dall'omonimo e celeberrimo romanzone di Stephen King del 1986, adattato in un primo momento dal solo Fukunaga, che tutti noi conosciamo come l'autore della serie True Detective, che in effetti avrebbe anche dovuto dirigere il film, ma che poi si è tirato indietro per gravi dissidi con la produzione ed è andato, come sappiamo, a girare il nuovo film di 007, e allora il copione è stato rivisto da Palmer e da Doberman. Doberman, regista e sceneggiatore del ciclo Annabelle, e la direzione dell'intero progetto, dico intero perché appunto, come sapete, è stato diviso in questi due capitoli separati, girati a distanza di 2 anni, è andata a Muschietti, già creatore del bell'horror La Madre. Allora, le aspettative per questo film erano gigantesche, molto probabilmente spropositate, ma quello che ne viene fuori in realtà è in fin dei conti una trasposizione piuttosto riuscita, che non fa solo il suo dovere, cioè inquieta e a volte fa anche saltare sulla sedia, ma rispetta le tematiche cardine dell'opera di King e ne offre una rappresentazione spesso e volentieri convincente. Allora, siamo in una cittadina del Maine che si chiama Derry, è il 1988, sta piovendo e la cinepresa di Muschietti si muove fino a inquadrare una casa, e poi che cosa ci mostra? Ci mostra delle mani che stanno piegando un foglio di carta e ne fanno una barchetta. Sono le mani di Bill, che prepara la barchetta per il suo fratellino Georgie. Bill infatti ha l'influenza e non può uscire di casa, ma i rigagnoli di acqua piovana che il temporale ha portato sui bordi della strada sono perfetti per far viaggiare una barchetta di carta. E intanto ascoltiamo una musica al pianoforte che subito scopriamo essere un suono off, non un suono over, perché qualcuno la sta suonando nel film in quel momento, una piccola bella trovata in effetti. E allora intanto Georgie esce, corre sul vialetto, ma sbatte la testa su un'ascia segnaletica, su un'asta segnaletica. Ed ecco che arriva la prima sorprendente sequenza orrorifica del film, dove anche noi spettatori, assieme al fratellino di Bill, facciamo la conoscenza di Pennywise, il clown ballerino che vive nelle fogne. La rivuoi la tua barchetta, Georgie? Ma sì, perché in fondo è solo un pagliaccio che però si ciba di bambini, tentandoli e poi azzannandoli. E dunque già si comincia con questo ammazzamento a tradimento crudo, sanguinoso, che Muschietti riprende splendidamente. E però siamo solo noi spettatori che stiamo assistendo al fattaccio, o forse c'è anche qualcun altro, qualcuno che poi si rintana in casa e guai a chiamare la polizia? Ma scherziamo, e se poi succedesse a me? E quindi che cosa ci acchiaccia di più, l'assassinio con l'inganno o la scarsa coscienza morale di un suo testimone involontario? Davvero accattivante questo inizio, non c'è che dire. E poi, usciti da un tunnel fognario, il film ci presenta gli altri protagonisti. Abbiamo l'occhialuto Richie, che ha la lingua lunga e che spara una battuta goliardica dietro l'altra, è il cazzone del gruppo, per capirci. Poi c'è Stan, ragazzino ebreo un po' timido, un po' sulle sue. Poi c'è Ben, appena arrivato ad Harry, cicciotto e per questo bersaglio dei bulli. C'è Mike, ragazzino di colore che aiuta il nonno a sparare alle pecore. C'è Eddie, asmatico, timoroso, terrorizzato dalle malattie. E poi c'è una ragazza, l'unica del gruppetto, che si chiama Beverly e ha degli abbacinanti capelli rossi. E intanto c'è Bill, appunto, che soffre ancora per
la dolorosissima scomparsa del fratellino e ha visto la sua balbuzie acuirsi terribilmente proprio a causa di questo lutto. E allora ognuno di loro avrà una sua visione di Pennywise in forme diverse, perché ognuno è spaventato da qualcosa di diverso. Alcune di queste visioni in effetti sono terrificanti, anche qui non c'è che dire, ma quella più angosciante secondo me la vivranno insieme durante una proiezione di fotografie all'interno di un garage. Mamma mia, lì c'è da veramente da farsela addosso. E allora questi nostri ragazzini capiranno che l'unico vero modo per sconfiggere It, che vuol dire esso, vuol dire questa cosa, è farlo uniti. Esso, quella cosa, perché? Perché, come intuì splendidamente Stephen King, il male è così terribile che non esiste un termine preciso adatto a designarlo. E il male di cui parla It, il romanzo, ma anche il film, è un male impalpabile, difficile persino da comprendere, non soltanto da vedere. E infatti tutte le apparizioni di Pennywise vissuti dai protagonisti potrebbero benissimo essere sempre il frutto della loro immaginazione, un'immaginazione che tenterebbe di edulcorare o osservare in altre forme più comprensibili il male autentico che si cela dietro di esse. E il film è molto bravo, come il romanzo, a mantenere sempre questa ambiguità. Si tratta di immaginazione o c'è davvero un clown malefico che perseguita gli abitanti di Derry? Ed è il male, appunto, che si insinua in un'America che King, lo sappiamo, conosce meglio delle sue tasche, l'America di provincia, dove regna indisturbata l'omertà. Si vede, si sa, ma guai appunto ad aprire bocca, guai ad avvertire qualcuno, molto meglio far finta di niente e badare alla propria incolumità. Ma intanto le morti proseguono e aumentano di numero. E c'è l'incipit a dircelo, appunto, ma poi c'è anche una scena di tortura sul ciglio di una strada, e in quel frangente c'è un'automobile che passa di lì, e anche lentamente, ma guai a fermarsi ancora una volta per intervenire. E il male non può che godere di questa indifferenza, di questo menefreghismo diffusi, e si diffonde sempre in sordina e sempre più sottilmente. E appunto l'unica via che potrebbe permettere di abbattere questo tipo di male è proprio l'amicizia alla luce del sole contro l'ostilità nell'ombra. Perché? Perché il male è anche farci sentire colpevoli di cose di cui noi non abbiamo colpa. E chi è che ce le addossa? Ce le addossa un'opinione pubblica viscida e irrispettosa del male accaduto a chi conosciamo. Ecco l'America di provincia che King ci racconta in maniera perfetta. E appunto c'è anche un altro tipo di male, il male della morte e di come la morte la vive chi è rimasto vivo, con un percorso di sofferenza che appunto Bill dovrà intraprendere per accettare una volta per tutte che Georgie no, non c'è più, non tornerà mai più e nessuno potrà ridarglielo di nuovo vivo. E poi c'è un altro male di cui parla il film e un'altra morte di cui parla il film, che è la morte dell'infanzia, perché certo l'adolescenza è gioiosa, è solare, è ricca di colore, ma con un fondo inscalfibile di dolore. E anche la fotografia del film, fateci caso, accoglie in sé questo tipo di conflitto, satura di tinte di come quelle del rosso dei palloncini e del sangue, ma anche sporca e terrosa. Comunque, per l'appunto, abbiamo dei maschietti folgorati dal corpo di Beverly, distesa a prendere il sole, e abbiamo anche la stessa Beverly che poi va a prendersi gli assorbenti in farmacia. E infatti, che cos'è
la valanga infernale di sangue che ammanta il bagno della casa di Beverly, sgorgando dal rubinetto, se non una magnifica e perversa allusione a ciò che è una mestruazione, ovvero un'espulsione repentina di sangue dal corpo femminile. Sequenza stupenda che tra l'altro cita con amore Shining, osservatela voi stessi, ma senza esserne schiava in realtà. E poi guardate come Moschietti sappia darci l'idea di un quadro attaccato storto alla parete che poi viene raddrizzato, con un tipo di inquadratura che ricorre poi per tutto il film. Ma quella scena in particolare, quella in cui c'è il quadro, per l'appunto ci fa intuire ancora una volta che quando ci trasformiamo in adulti è in primis il nostro corpo che cambia, e cambia deformandosi. Quindi appunto il disagio della crescita, il dolore del cambiamento fisico e di quello sessuale, ma anche la mostruosità di chi è capace di rendere questa delicatissima età di passaggio un vero inferno, ovvero i genitori, perché It è popolato da mamme e papà orripilanti che vogliono che i loro figli non crescano e che fanno di tutto per farli restare bambini, ognuno a suo modo. Ma sappiamo benissimo che in questo modo il passaggio alla maturità farà ancora più male, perché il freno sarà poi corrisposto da una spinta ben più cruda, e l'approdo di questa evoluzione verrà vissuto sulla propria pelle da un personaggio ben preciso, in particolare quello di Beverly, nel momento in cui il malefico clown Pennywise spalancherà le sue fauci per inondarla di male. E da quelle fauci usciranno delle luci, e quelle fauci avranno le sembianze di che cosa? Di una vagina. Sì, esatto, e non è una cosa ridicola, nemmeno una cosa involontaria, una simbologia palese, esibita e cercata. E allora c'è una serie di simbologie che riguardano il male, appunto il male della crescita, il male della morte, il male dell'omertà, ma anche il male che ritorna nel corso della storia e anche in date emblematiche. Insomma, It è il male in ogni sua sfaccettatura, e Bill Skarsgård col suo ghigno da raccapriccio è in grado di darcene una formidabile incarnazione, anche grazie a un trucco niente male e anche a un'effettistica digitale usata come si deve, almeno secondo me. E com'è la regia di Moschietti? La regia di Moschietti percorre un pochettino la moda della nostalgia per gli anni 80, e in effetti lo stesso film è stato riambientato negli anni 80 anziché calarlo negli anni 50 del romanzo, apposta per cavalcare questo gusto del revival di quel decennio. Ma in realtà proprio in questo senso è una regia davvero ottima, dove i parecchi virtuosismi hanno sempre una loro ragion d'essere. E poi c'è anche un montaggio che trasuda d'ironia in certi momenti, con un parallelo tra un'uscita delle pecore dalla stalla e un'uscita di alcuni ragazzini da scuola, che sembrerebbe rifarsi addirittura all'inizio di Tempi moderni di Charlie Chaplin. Citazionismo da intellettuali, men che meno. E poi c'è anche tutta una ironia di scrittura, ad esempio c'è la leggerezza di una scena di corteggiamento a un commesso della farmacia, ma in realtà a livello di messa in scena Moschietti sfrutta, fateci caso, molto bene soprattutto una cosa: la presenza ammorbante dei palloncini rossi. Certo, in effetti in questo film si ravvisa una certa caduta di gusto in una sequenza, in un segmento in particolare, quello della lotta coi sassi, dove Moschietti attacca una hit che si vorrebbe ironica in colonna sonora e compie dei ralenti infelici. Insomma, una sequenza non così, così adatta e così funzionale. E poi c'è l'intera
parte ambientata nella casa degli orrori abbandonata, una parte che dà però la netta impressione di non essere stata gestita al meglio. Il gioco delle tre porte, cioè, insomma, e poi è anche la parte, quella più convenzionale, quella meno avvincente, e anche quella un po' troppo tirata per le lunghe, e però si casca ancora più giù con, secondo me, con una battaglia finale eccessivamente didascalica, dove It perde ogni sua possibile connotazione simbolica per farsi puro emblema delle paure che i ragazzi devono superare, ed è un po' un peccato. Però va detto che questo non cancella i meriti del resto del film. Appunto, la parte precedente ha costruito delle simbologie che non per questo vengono meno, secondo me, perché c'è una complessità che il film dimostra soprattutto nella prima parte, poi il calo progressivo verso il finale, secondo me, non influisce così tanto, perché intanto ci siamo spaventati a dovere, intanto il clown incarnato da Skarsgård è riuscito a diventare nel corso del film un'icona di spavento. E poi, oltre a Skarsgård, abbiamo anche il cast di ragazzini indovinato e ben assortito, dove spiccano Finn Wolfhard, pescato da Stranger Things, ed è tutto a dire, perché è tutto nell'arco di una nostalgia per gli anni 80, come vi ho detto. E poi c'è l'australiana Sophia Lillis, bravissima interprete di Beverly. E poi, in effetti, Muschietti ci regala dei pezzi di virtuosismo memorabili, come quando si inventa proprio sul finale delle inquadrature a tremolio con It che corre verso la direzione dell'obiettivo. Quelle mi sono piaciute molto. E così, questo film, che molti si aspettavano essere un capolavoro del genere, insomma, non esageriamo, è un film che fa il suo dovere, che nella prima parte ha una complessità di scrittura e anche di messa in scena, di regia, di simbologia non indifferente, e secondo me vale la pena di recuperare il film proprio per questo tessuto che dinamizza la struttura simbolica del racconto. Peccato poi che nel finale si caschi un po', ma secondo me quello che doveva fare il film lo fa: inquietare soprattutto e darci una versione di Pennywise che davvero ci inquieta e ci fa dormire sonni agitati. E allora, per questo It di Andy Muschietti del 2017, il mio voto è 7. E ci vediamo domani con la video recensione di It capitolo 2. Sarà meglio, sarà peggio, lo scoprirete. E intanto buon recupero di It e buon cinema a tutti.